reso possibile tutto questo oggi pomeriggio, mi ha dato una lista degli operatori Santa Maria che uno avrebbe dovuto in qualche modo ringraziare. Solo di categorie sono tantissime, perché quello che è stato fatto è stato veramente uno sforzo corale di tutti quanti coloro che si sono messi al servizio degli altri: i medici, gli infermieri, gli operatori sociosanitari, gli ausiliari, gli ostetrici, i tecnici, gli amministrativi, chi ha offerto un caffè, chi ha preparato, chi ha fatto, ecco, chi ha fatto la vigilanza, chi è stato di conforto con l'assistenza spirituale. Ce ne sono tantissimi, chi è stato in cucina, chi ha fatto la facchina, tanti a tutti questi che si sono veramente dedicati giorno e notte, anima e corpo, agli altri veramente va il ringraziamento di cuore di un'intera città. Così come un ringraziamento di cuore va fatto a tutte quante le forze dell'ordine che hanno reso possibile mantenere tutto quello che è stato anche nei momenti difficili, mantenere quella che è stata una concordia, una pace sociale, un ordine e tutto quello che è stato funzionale a che ci fosse stato un contenimento di questa pandemia che per tanti mesi ci ha terrorizzato e per tanti mesi ci ha anche colpito, fortunatamente in maniera minore rispetto ad altre realtà.